Tempi duri per i distributori di benzina, bollette elettriche più che raddoppiate con un aumento del 135%, prezzi dei carburanti schizzati in alto, mettono in serie difficoltà i gestori con il rischio di chiusura a livello nazionale, secondo Confesercenti, di almeno il 15% degli operatori. In questo momento con i margini che hanno, che sono di circa massimo 30 millesimi al litro, non ce la fanno più a mantenere i costi che hanno assunto, nel senso che non c'è solo l'energia elettrica o il riscaldamento del chiosco, anche il personale comincia a essere un costo veramente importante e tutti e tre insieme mettono in crisi l'azienda. È una categoria che non viene ascoltata, è una categoria che dipende direttamente dalla politica, una categoria che ha tantissimi costi che sono in aumento, costi diretti ed indiretti. Le attività distributori guadagnano non oggi più sulla benzina, perché non è questo il vero guadagno, ma sulle attività accessorie. Una bolletta di 30 kW al mese per i servizi di gonfiaggio gomme, di pulizia dell'auto, era di circa a gennaio di 1000 euro, è arrivata a dicembre 21 a costare 2300 euro, quindi capite, un aumento più del doppio solo su quella bolletta, per non parlare poi del costo del carburante e dei gasoli, che il 60% o il 59% è fatto esclusivamente da accise e IVA. Non mancano i problemi anche per chi ha fatto una scelta green, pensando all'ambiente e convertendo i mezzi in un parco trasporto a metano o scegliendo vetture elettriche. Anche qui brutte sorprese nel portafoglio. C'è chi comunque pensa al futuro del nostro paese, quindi l'ambiente, investe con 40 camion tutti a metano, quindi per inquinare meno. Il metano è passato da 1 euro a 2 euro, 2,50 euro in questi giorni. Capite bene che vuol dire più di raddoppiare il costo dell'uscita del mezzo, e che l'azienda si trova con un doppio problema. Uno che è quello dell'investimento che deve rientrare dell'acquisto dei mezzi, il secondo è quello che per muovere i mezzi costa di più che utilizzare un normale carburante. Ma il green sembra quasi una presa in giro oggi come oggi, perché come dicevano i colleghi prima, con il metano hanno raddoppiato i prezzi, con il GNL hanno raddoppiato i prezzi, con l'elettrico i prezzi sono triplicati. Da 19 centesimi al kilowatt, a seconda del tipo di colonnina e del tipo di ricarica, abbiamo superato i 60 adesso centesimi.